Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata ricotta e pere. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono per la frolla, farina di tipo 00, burro, zucchero, uova, tuorlo, vanillina, lievito per dolci e la scorza di mezzo limone. Per la crema di ricotta, ricotta di pecora ben sgocciolata, pere, marmellata di pere e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando per prima la frolla. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza del limone ed azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, la farina, le uova e il tuorlo, la vanillina e il lievito e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta, trasferiamola nella pellicola trasparente e riponiamola in frigo per almeno un'ora. Abbiamo lavato e asciugato il boccale e nel frattempo prepareremo la crema di ricotta. Mettere nel boccale lo zucchero a velo e la ricotta che abbiamo ben sgocciolato. E facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 3. Aggiungiamo le pere e facciamo amalgamare per 20 secondi antiorario velocità 2. La crema è pronta, trasferiamola in una ciotola e riponiamola in frigo per 30 minuti. Abbiamo ripreso la frolla, adesso ne taglieremo una parte che ci servirà per fare le strisce della nostra crostata e stenderemo questa tra due foglie di carta da forno. Una volta stesa la frolla, adesso la trasferiremo in uno stampo per crostate. Una volta trasferita nello stampo per crostate, andremo a bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Abbiamo ripreso la ricotta con le pere e le andremo a versare sulla crostata. Livelliamo bene. Mettiamo la marmellata di pere. Livelliamo bene. Mettiamo momentaneamente da parte la crostata e riprendiamo la frolla per stenderla. Mettiamola tra due foglie di carta da forno e stendiamola. Una volta stesa, posizioniamola o su una griglia per crostate come questa, che abbiamo leggermente infarinato, oppure faremo le strisce.
Riponiamole in freezer per 15 minuti. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. L'agostada è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata, ricotta e pere. Grazie e alla prossima ricetta!